Ciao carissime, bentornate nel mio canale YouTube. Oggi vi mostro il mio nuovo progetto, una borsa. Per realizzarla ho utilizzato la fettuccia, la Pandoro Queen color cipria, un bellissimo colore. Ora qui vedete, io ho qui tre tracolle, perché sono ancora indecisa quale utilizzerò da mettere su questa borsa. Ho questa con le perle, ho questa qui nera che stacca un po' totalmente dal colore, ho questa qui color perla. Sono più propensa per utilizzare questa qui color perla, però visto che ne ho più di una, probabilmente ogni tanto la cambierò. Ho utilizzato l'uncinetto 3,5 per realizzare la borsa, mentre per realizzare i fiori ho utilizzato l'uncinetto numero 3. Il fondo borsa, questo in ecopelle, è rettangolare e misura 31 x 11 cm. Questo l'ho acquistato sul sito online di tresfere.shop. Due bottoni magnetici, due ponticelli, la tracolla, pinza e tre di queste applicazioni. Io queste le ho trovate su Amazon, mentre questo materiale l'ho preso dalla Tesla. Comincio la lavorazione qui nell'angolo. Ho fatto passare il filo e ho realizzato il primo punto basso. Entro e realizzo un secondo. E un terzo punto basso. Così. Vado nel foro successivo e lavoro 2 maglie basse. Foro successivo, 2 maglie basse. Una. Due. E proseguo lavorando sempre 2 maglie basse in ogni foro, tranne nell'ultimo foro, nell'angolo, dove lavorerò 3 maglie basse. Stesso procedimento negli altri lati. Qui sempre 2 maglie basse in ogni foro, 3 nell'angolo e 2 maglie basse lungo il lato lungo. 3 maglie basse nel foro e 2 maglie basse nel lato corto. Ho lavorato tutto il giro e ho ottenuto 140 punti. Ora tolgo l'uncinetto numero 3 e prendo il 3,5. Rientro nell'asola, lavoro una catenella e nello stesso punto lavoro una maglia bassa e continuo per tutto il giro lavorando a maglia bassa senza far nessun aumento. Una maglia bassa su ogni maglia bassa del giro precedente. Una maglia bassa su ogni maglia bassa del giro precedente. Ho Così. ultimato il giro lavorando a maglia bassa senza fare alcun aumento.
Ho chiuso con una maglia bassissima. Ora ricomincio con un nuovo giro. Lavoro 2 catenelle e nello stesso punto lavoro una maglia alta. Punto successivo, una maglia alta. Punto successivo, maglia alta e lavoro tutto il giro a maglia alta, senza far alcun aumento. Ho Così. ultimato il mio giro a maglia alta. La lavorazione sarà un multiplo di 4 e cominceremo a farla da questo giro. Quindi ora lavoro 2 catenelle, vado nel punto successivo e lavoro una maglia alta. Lavoro 2 catenelle, una, due, salto 2 punti di base, 1, 2, vado nel terzo e lavoro una maglia alta. Successivo, una maglia alta. Catenelle. Salto 2 punti di base, vado in quello successivo e lavoro 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle. Salto 2 punti di base, salto 2 punti di base, vado in quello successivo e lavoro nuovamente 2 maglie alte. Una, due, così. Quindi ora lavoro con lo stesso procedimento per tutto il Ho giro. ultimato il giro Con questa lavorazione di 2 maglie alte, 2 catenelle, salto 2 punti di base e nuovamente 2 maglie alte. Ora lavoriamo il nuovo giro. Lavoro 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Nel punto successivo lavoro una seconda maglia alta. Ora, in questi spazi dobbiamo lavorare delle maglie alte allungate. Quindi mettiamo il filo sull'uncinetto, poi entro non nel primo punto qui sotto, ma nel secondo. Entro, prendo il filo. E lavoro la maglia alta. Filo sull'uncinetto, torno nel punto precedente e lavoro la maglia alta allungata. Così. In questo modo abbiamo coperto il foro, intrecciando queste 2 maglie alte allungate. Sulle maglie alte lavoriamo 2 maglie alte. Una, due, poi il giro successivo avrà la stessa sequenza di questo giro. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle,
salto 2 punti e 2 maglie alte per tutto il giro. E una volta finito il giro, ripeterò questo giro. 2 maglie alte, 2 maglie alte allungate intrecciate nel foro, 2 maglie alte sulle maglie alte del giro precedente, 2 maglie alte allungate intrecciate e 2 maglie alte, 2 maglie alte allungate intrecciate e 2 maglie alte e così via. Quindi questa lavorazione viene eseguita su 2 giri, un giro con i fori, il secondo giro con le maglie alte allungate intrecciate. E continuiamo così fino ad ottenere l'altezza della borsa. Questa è la lavorazione che otterrete. Quindi ora procedo. Questa riga è la riga formata da 2 maglie alte, catenelle, salto 2 punti, vado sulle maglie alte del giro precedente e lavoro 2 maglie alte. E proseguo fino alla fine del giro. Sono a fine giro, chiudo con una maglia bassissima e dopo aver lavorato questo giro con i fori, ora facciamo il giro con i punti alti allungati. Prima faccio 2 catenelle per cominciare il nuovo giro e sostituisce la prima maglia alta e poi lavoro la seconda maglia alta. Nel foro lavoro la maglia alta allungata. Entro nel foro, non vado nel primo punto, ma nel secondo e lavoro la maglia alta allungata. Poi torno indietro nel punto precedente e lavoro la maglia alta allungata incrociata. Così. 2 maglie alte, 2 maglie alte sulle maglie alte del giro precedente. E nuovamente vado nel secondo punto qui sotto al foro e lavoro la prima maglia alta allungata. Torno indietro nel punto che ho saltato e lavoro la maglia alta allungata incrociata. Così. E nuovamente 2 maglie alte. 1 e 2. Ho ultimato anche questo giro di lavorazione e ora per realizzare il bordo della borsa lavoro 3 giri a maglia bassa. Quindi faccio una catenella e una maglia bassa e proseguo lavorando tutto il giro a maglia bassa e in più altri 2 giri, per un totale di 3 giri a maglia bassa. Questa così. Finito questo bordo, ora calcoliamo bene la metà della circonferenza. Abbiamo 140 punti, quindi la metà è 70, quindi
Quindi qui ho messo il marcapunti qui e uno qua. E ho 70 punti qui e 70 punti sull'altro lato. Poi dal centro qui ho calcolato 20 punti qui e 20 punti sull'altro lato. 20 qui e 20 punti sull'altro lato. Questa parte centrale lavorerò tutto a maglia bassa. Ora vi faccio vedere. Qui l'ho già fatto, come vedete, perché su questo bordo verranno fissati i bottoni magnetici. Qui rimetto la fettuccia all'interno. Faccio una maglia bassa. E lavoro da qui a qui, questa parte centrale, a maglia bassa in costa dietro. Così, quindi prenderò solo l'asola dietro. E lavoro la riga fino al marcapunti. A maglia bassa in costa dietro. Ultimo punto e sono arrivata al marcapunti e ho lavorato questa prima riga. Ora faccio una catenella, giro, giro il lavoro e ora lavoro due righe a maglia bassa, ma normale. Non in costa dietro, eh? Facciamo due righe a maglia bassa. In questo modo avremo il bordo di tre righe che utilizzeremo per fissare i bottoni magnetici. Ho ultimato le mie tre righe a maglia bassa e avendo qui cominciato il lavoro con la maglia bassa in costa dietro, questo vedete lo piego all'interno. E qui resterà ben delineato, mentre questo pezzo lo utilizzeremo per fissare i bottoni magnetici. Li ho fissati. Ora poi piegherò il lavoro così all'interno. Qui ho lasciato un pezzo di fettuccia che mi servirà per cucire questo bordo così. E ora vado a fare lo stesso lavoro sull'altro lato. Con il pezzo di filo di fettuccia che ho lasciato, piego bene dove ho fissato i bottoni magnetici e ora comincio a cucire. Vado a unire proprio la prima riga di maglia bassa che ho fatto qui sul bordo con il bordo di maglia bassa. Così. E sul dritto non si vede nulla. Ho cucito i due bordi interni, fissato i bottoni magnetici. Così. Ora andiamo a fissare i ponticelli. Quindi do la piega qui alla borsa all'interno, sia di qua che sull'altro lato. Così. E ora vado a fissare i ponticelli. Qui e qui, bene nel centro. E ho fissato anche i ponticelli. E ora posso andare a mettere la mia tracolla. Due.
Così. Ora prepariamo tre di questi fiori e poi andremo ad applicarci queste perline. Per realizzare i fiori uso nuovamente la fettuccia e l'uncinetto, prendo il numero 3, il cappietto e 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo con una maglia bassissima. Così. Due catenelle rappresentano la prima maglia bassa e nel cerchio lavoro in tutto 12 maglie basse. Quindi ne ho già realizzate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tiro un pochino e chiudo con una maglia bassissima. Ora lavoro 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Salto un punto, vado in quello successivo e lavoro una maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Salto un punto, vado in quello successivo e lavoro la maglia bassa. E continuo così per tutto il giro. 6 catenelle, salto un punto e lavoro la maglia bassa per un totale di 6 archetti. Ho ultimato il giro e chiudo con una maglia bassissima. Così. Ora entro nel primo archetto e lavoro una maglia bassa, poi due mezze maglie alte, una e due, due maglie alte, una e due, un pippiolino formato da 3 catenelle. E la maglia bassa sulla alla base e ripeto nuovamente due maglie alte, una e due, due mezze maglie alte, una e due e una maglia bassa. E ho concluso così il primo petalo. Ora vado nel successivo e ripeto lo stesso procedimento. Una maglia bassa, due mezze maglie alte, due maglie alte, un pippiolino. E nuovamente due maglie alte, due mezze maglie alte, una, due e una maglia bassa. E siamo a due. E proseguo così per tutto il giro. Ho ultimato il giro. Entro qui e chiudo con una maglia bassissima. Ora faccio 2 catenelle, piego il primo petalo, qui
dove abbiamo saltato un punto e fatto la maglia bassa sul cerchietto, entro e lavoro una maglia bassa, così. E poi faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbasso il secondo petalo e entro qui dove c'è la maglia bassa che abbiamo saltato del cerchietto e lavoro la maglia bassa. Nuovamente 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbasso il petalo successivo, entro qui nella maglia bassa del cerchietto che ho saltato e lavoro la maglia bassa. E sul retro, vedete, sto formando questi archetti. Ora continuo così, passando da un punto basso l'archetto di 7 catenelle e nuovamente punto basso e ottengo così 6 archetti. Chiudo l'ultimo archetto con una maglia bassissima. Vedete, sul retto ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 archetti. Quindi ora andiamo a lavorare in questi archetti per formare dei nuovi petali, quindi un secondo strato. Entro nel primo e lavoro la maglia bassa. Dopo la maglia bassa lavoro una mezza maglia alta, due maglie alte, una e due. E poi due maglie alte doppie, una e due, un pippiolino e riparto con lo stesso procedimento, quindi due maglie alte doppie, ma in senso inverso. Dopo le due maglie alte doppie faccio le due maglie alte, una mezza e maglia due. alta e una maglia bassa. E ho concluso così il primo petalo. Quindi ora vado nel secondo archetto e ripeto lo stesso procedimento. Una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, una e due, due maglie alte doppie. Una e due, un pippiolino maglie alte doppie, una e due, due maglie alte, una e due, una mezza maglia alta e una maglia bassa. E ultimato così anche il secondo, così questi più grandi restano dietro. E ora continuo. E ora con lo stesso procedimento continuo per tutto il giro. Ho ultimato il mio fiore. Ho lasciato un filo un pochino lungo e con l'ago da lana, vedete, questo è il filo iniziale, questo è quello finale, infatti l'ho portato un pochino verso il lato. Potrò usare due laccetti per fissare il fiore alla borsa, ma prima di tutto
Prenderò ago e filo e andrò a bloccare col filo bianco, semplice filo bianco di cotone, andrò a bloccare questa applicazione. O se preferite, potete anche incollarla con un po' di colla a Con i caldo. due fili di ogni fiore l'ho fatto passare all'interno e li ho legati. Quando ho messo la tracolla, ho comunque fissato con due punti qui e due qui, in modo da tenere chiusa e più compatta la borsa. Così. Vedete, ho cucito qui e qui. La tracolla così resta bene inserita e la borsa non si deforma, resta più compatta come vedete. L'altezza totale è di 26 centimetri e la mia borsa è così ultimata. Per realizzarla ho utilizzato due rocche, ma come vedete la seconda non l'ho neanche ultimata, quindi ne ho utilizzata circa una e mezza. Se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia, al prossimo progetto. Ciao a tutte!